Si narra che un tempo ci fosse un'avventuriera che aveva iniziato a vagare per il mondo completamente sola. Ella non aveva amici né famiglia, soltanto una gran voglia di esplorare, di scoprire posti nuovi e di sconfiggere tutti i nemici che avrebbe trovato sulla sua strada. Un giorno, quell'avventuriera conobbe un giovane soldato di nome Aldo. Si innamorò di lui e decise di costruire un villaggio e farsi una famiglia. Ella ebbe molti figli e molti nipoti, ma neppure la dolcezza degli affetti familiari poté trattenerla dall'avventura. E fu così che dopo più di 60 episodi la prima stagione dei suoi viaggi si concluse. Ma Kiria l'avventuriera aveva ancora voglia di combattere. E fu così che decise di partire per una nuova misteriosa avventura. Kiria vagò a lungo in cerca di bottino e nemici. E fu così che un giorno, sola con la sua spada e la sua fidata Gerrenna. Sì, dopo un grandissimo casino perché guardate in che schifo di posto sono. Benvenuti nella seconda stagione del Modpack Kira, il modpack con cui tutti mi avete conosciuta più o meno, perché ormai penso che sia il modpack più famoso di questo canale. E come vedete sono in una brutta situazione come al solito. Sono qui con il signor Giambara che fa senso solo a guardarlo. E sono in un bruttissimo villaggio dove già qui c'è scritto il mio nome in tutte e tre, Kira, Kira, Kira. E adesso non so letteralmente che cosa fare della mia vita. L'unica cosa che posso fare è laggiù c'è una nave pirata. Da sconfiggere. Aspetta un secondo. Aspetta un po'. Quello è Aldo. Quello è un Aldo. Aldo. Aldo 2, 3, 4. William. William. Sei troppo bello per morire. Seguimi. William. William. No. Non morire. Ti prego. Sei troppo bello. Vieni qua. Vieni qua. Vieni a abitare con Giambara. Vieni qua. Seguimi. William. William. Seguimi. Sei troppo uguale a mio marito. Perché ti lasci morire così? William. Scusi lei, eh. Scusi, dove se n'è andato? Scusi lei. Dove è andato il clone di mio marito? Ah, eccolo, ok. Che poi è una skin anche abbastanza rara relativamente questa qui rispetto ad... Scusi, scusi, lei sa scendere dal tetto. Mi scusi? Giù. Scenda, signor, quasi sembra mio marito. Vabbè, come le pare, eh. Vabbè, smetti di seguirmi allora. Comunque, laggiù non so se avete notato, ma c'è una nave pirata che io potrei cercare di sconfiggere. Ovviamente però è notte, non so se ve ne siete resi conto, ma è notte. E forse mi converrebbe cercare di dormire dal signor Giambara, visto che c'è qui il quasi mio marito che mi sorveglia, mi sento più tranquilla. Forse farei sinceramente meglio a dormire, quindi Giarrena cortesemente mi faccia scendere che si prova a dormire. Giambara non me ne frega niente del suo parere, se non è d'accordo che io dorma, per me non è un problema. Buonanotte a tutti e speriamo bene domattina. Ok, direi che è mattina presto, questo vuol dire che gli zombie dovrebbero essere andati a fare un giro, magari mangiamo una carota per scrupolo. Per chi non sa mai, per chi non se lo ricordasse, questo modpack è in 1.7.10. Quindi se vedete delle stranezze, tipo il fatto che si possono spammare i colpi, è tutto regolare. Beh, che dire, la situazione è un po' incasinata. Dovrei riuscire a scendere e a non farmi ammazzare male, ma la vedo molto. Che starò. Siete un po' troppi, eh. Addio, arrangiatevi. Io devo andare a sconfiggerne altrettanti, probabilmente. Otto, guarda. Un bel po' di zombie che non aspettano altro che... No, non sono zombie, questi sono pirati. Questi sono pirati, accidenti. Ma da qui dove sono io si può salire? Suppongo di sì. Giarrenna, stai pronta per la fuga? Allora, io sono equipaggiata abbastanza bene, come potete notare. Ho anche la spadona Ona Ona. E ciao. Chi è che sta aprendo, chiudendo le porte compulsivamente? Non lo voglio sapere. E salve! Che bello poter spammare i colpi! Che bello, che bello! Mi piace uno 3.10 apposta per quello. Ok, loot. Qui ci dovrebbe essere la cabina del capitano. Che come vedete è abitata dal capitano. Aia! Aia! No, il capitano clone! Sono tanti capitani, come potete notare, perché il capitano ha un'arma che gli permette di clonarsi! E no, a me no, però, a me non mi si clona. A me mi sono sempre io e basta. Aia, 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 malissimo, mi fa. Se io muoio, ragazzi, sappiate che siccome sono dall'altra parte del cosmo, è invisibile sto malengo! Era invisibile, avete visto? Siccome sono dall'altra parte del cosmo, se muoio adesso torno a casa e qui non ci arriverò mai più, sappiatelo. Perché anche se la mappa è strapiena di cose tipo punti, che come vedete ho messo io per dire dove sono stata in tutti questi anni, però non è che posso tornare indietro come se niente fosse, perché il mondo crescerebbe male. Un po' come quando si va nel Nether.
ma soprattutto quando si va nel The End. Ecco, questi modpack purtroppo hanno il difetto che il The End è disabilitato, perché se ci vai perdi completamente il salvataggio. Chiudiamoci un attimo la cabina del capitano e prendiamo cose che mi possono servire. Oh, la medaglia! Ho preso la medaglia dove ho ucciso il capitano. Yes, sir! Si comincia bene questa nuova stagione. Dai, vediamo di collezionare. Roba bellissima. Non mi sarebbe dispiaciuta neanche l'arma che ti permette di duplicarti, a meno che non sia quella. E però dai, direi che più o meno potrei anche accontentarmi. Vediamo se ho dell'armatura migliore di quella che ho equipaggiata. Vediamo un attimo. Beh, effettivamente sì, direi che è più bello il diamante. E in generale, vabbè, sì, sono equipaggiata abbastanza bene, direi. Mettiamoci il cappellino con protection. Dai, sono potente, sono forte, nessuno può sconfiggermi. Guarda quanto loot che aveva sto uomo. Peccato che abbia già finito lo spazio. Io, vabbè, buttiamo via delle cose tipo queste, che ne avevo tipo 3000 a casa, ma pazienza. Ok, adesso teoricamente dovrei veramente tornare a casa, perché sono piena di oggetti. Non so neanche come sono arrivata fin qua giù. Magari non sono troppo lontana. Magari. No, in realtà non ho più pari idea di dove sono. Devo craftarmi delle borse probabilmente per cavarmi. Ela! Ela! Cosa fai? Mi spara! Non si spara alle signore armate di tutto punto. Guardate che brutta abitudine che hanno a curarsi sti barenghi. Cioè, io voglio dire, chi gliel'ha detto il dottore di curarsi? Probabilmente sì. Aia! Smettete di picchiarmi, non si picchiano le donne. Non si toccano le donne, neanche se sono armate e vi stanno puntando un coltello alla gola. No, in quel caso effettivamente fanno bene a difendersi. Ma a parte questo, sti pirati malefici. Un tempo si riteneva che una donna a bordo portasse sfortuna, ma solo se ero io quella donna. Se la smettesse di spararmi non è che mi farebbe schifo la cosa. Aia. Aspetta, ma se andassi sotto coperta? Non mi dica che mi ficco direttamente in galera se mi butto lì. Aspetta, fammi scendere. Posso richiudere? Dimmi che non sono finita in galera. No, sì. Sì, sono in galera. Ma porca miseria, mi sono chiusa in cella. Mi scusi lei, vorrei evadere. Se non le dispiace evadrò da qui, Scusi, non volevo, ma sono costretta. Scusa, i miei guardiani. No, 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 no. Oh, salve signor Creeper Pirata. Non sapevo che esistesse il Creeper Pirata. Che carini i pesci. Scusate se vi ho disturbato. Non volevo disturbarvi. Forse farei meglio a chiudermi in gabbia di nuovo. No, 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 mi sono chiusa in gabbia, ma per un altro motivo. No, 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 no. No, 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 la vedo molto brutta. La vedo bruttissima. Dimmi che non hanno armi da lontano. No, non armi da vicino, magari mi risparmiano. Stanno girando in tondo, indecisi su da farsi. E calmati su, adesso me ne vado. Forse è meglio se me ne vado. Sta arrivando un tornado! Sta arrivando un tornado, lo voglio vedere! Fatemi vedere il tornado, lo sento! No, fatemi vedere cosa sta succedendo! Jarren, andiamo! Dov'è il tornado? Dov'è andato? No, dov'è andato? Non ha portato via niente. Oh no! C'è un'altra nave pirata lì accanto! Ma non è possibile! Come fa a non esserci un'altra nave pirata? E dov'è stato il tornado fino ad ora? Qui sembra tutto in ordine. Accidenti, io che speravo di vedere le navi volare via. Cavolo, c'è un'altra nave pirata qui. Guarda lì, hanno i cannoni pronti con la TNT. Mi domando se anche in questa nave ci sarà da lottare. Guarda un po', c'è proprio un bel buchetto proprio qui sopra alla cabina del capitano. Potrei andare a zero. Salve capitano, salve. Capitano, mio capitano. Ho diventato leggermente pieno, non so se si è notato, ma forse mi conviene buttare via delle cose tipo questa. Tanto mi si respawna ogni singola volta che apro il mondo. Un giorno mi dovrò decidere a usarla. E salve signor capitano. Non so se me la sento andare di sotto per ammazzarlo. Avevo anche bisogno di andare a procurare qualcosa tipo uno zaino dove tenere gli oggetti. Allora riprendiamoci la carne di zombie, che se la cuocio poi mi diventa pelle. Così se mi cuocio la pelle poi posso averci la borsetta. Forse mi converrebbe aspettare un po', anche perché c'è tipo un temporale in corso e la vedo un po' messa male la situazione. Vorrei portarmi a casa ancora la bandiera dei pirati. Dove è andata la bandiera? Scusi lei signor pirata, se la prende bandiera? La bandiera, vero? Bandiera, non ti nascondo. Ho perso la bandiera. L'ho staccata, no, eccola, ok, me la metto in camera come segno di sdegno dei combattimenti dei pirati. Per non morire con la testa infilzata dentro la vela. Bene, allora, visto che la situazione qui si sta facendo un po' bollente, visto soprattutto che dovrei necessariamente curarmi, perché devo assolutamente curarmi dal fatto che muoio, altrimenti, perché come vedete, mamma mia, ma che tempo è, peggio della nuvoletta di Fantozza. E sta anche arrivando la notte. Bene, io vi ringrazio tantissimo per essere con me in questo ritorno del modpack Kyria.
spero vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se volete vedermi sconfiggere anche questa nave pirata e magari tornare con cattiveria anche a uccidere gli altri pirati di quell'altra, ma magari prima aspetto che mi si alzi la barra della vita. Detto questo, ho intenzione di ricominciare a fare degli episodi anche su tutti gli altri modpack che sto facendo, ovvero il modpack Iria, il super modpack Iria e il bug pack Iria, che detta così sembra tutti la stessa cosa, ma la differenza è che questo è il primo modpack. Poi c'è la sua evoluzione, quella con i dinosauri, in cui ancora non ho trovato nessun tirannosauro, che è quella dove Giarrenna si suicida. No, volevo dire che è Giarrenna mi fa venire l'ansia. Dicevo, è quella in cui c'è di nuovo Alto, ci sono di nuovo i nostri figli, ma ci sono delle mod in più. E poi c'è il Backpack Iria, che invece è 1.12.2. Gli altri due sono 1.7.10, perché comunque una delle versioni secondo me migliori che Minecraft abbia mai mostrato, un po' come ai suoi tempi all'1.2. Grazie a tutti per stati con me, alla prossima con i modpack Iria. Ciao! E ricordatevi, è grazie a questi modpack che adesso esiste Aldo, esistono tutti i corti e tutte le animazioni. Ciao!